cerchi nel grano. Ecco, i cerchi nel grano sono ben un mistero, se uno ci pensa, cioè voglio dire, cosa sono i cerchi nel grano? Beh, tutti ormai, se non lo sapete, andate a guardare su Google, cercate cerchi nel grano, oppure andate a fare un giro. Comunque, i cerchi nel grano sono delle cose strane, perché sono queste figure geometriche stranissime che da un giorno all'altro compaiono sul grano, non sull'orzo, sul grano, perché c'è proprio una scelta. Cioè. E allora e dicono chi può essere stato a fare questi cerchi nel grano? Non so. Allora ci sono varie ipotesi, varie tesi, varie teorie. Una, quella dei più scettici, che è quella che dice che i cerchi nel grano li fa il contadino con la mietitrebbia. Mietitrebbia si mette lì, fa i suoi bei giri, fa i suoi bei disegni, la mattina dopo, che roba, chiamate la stampa, studio aperto. Oppure c'è l'altra teoria, un po' più, che è quella degli alieni, cioè degli extraterrestri. Gli alieni che cosa fanno? Fanno questi cerchi nel grano, il motivo non si sa. Bene, allora, io sono sempre del parere che il giusto sta nel mezzo. Se il giusto sta nel mezzo, la mia teoria è che sono gli alieni che guidando una mietitrebbia fanno queste cose. Vabbè, a parte... potrebbe essere logico, no? Cioè, se giusto sta nel mezzo. Magari loro hanno bisogno di fare questi. Sono dei messaggi. Perché gli UFO, si dice gli UFO plurale, gli UFI. Ah, sì, è un UFO, due UFI, tre UFI. Questa è una battuta, cabaret. Allora, analizziamo anche il tema degli alieni, degli UFO. Perché gli alieni e gli UFO sono cazzo. Io leggevo un libro, proprio qui, casualmente, un libro sugli UFO. E c'è un caso abbastanza interessante, enigmatico, del 1954, dove una contadina di 50 anni, nelle campagne toscane, ha fatto un incontro del terzo tipo. Adesso vi leggo alcune cose che c'è davvero... sono delle robe. Allora, il primo novembre del 1954, alle ore 7:30 del mattino, la signora Rosa Dainelli, già dal nome ci indica che è già una storia interessante, Rosa Dainelli, stava camminando, stava recandosi a messa, la messa era delle 8, l'incontro alle 7:30, perché stava attraversando il bosco, quindi aveva mezz'ora di cammino, e in mezzo al sentiero vede una strana struttura, qui la descrive come un fuso, una strana marchingegno, Da questo strano velivolo escono due marini bassi, alti 1,20 m, vestiti con una tuta, che si avvicinano a lei. E lei, che era così, stava camminando sul sentiero, tra l'altro dice che aveva in mano le calze e le scarpe, perché lei furba, Rosa Dainelli, furba, perché doveva andare a messa, allora non poteva infangarsi le scarpe, se lei andava in giro scalza, poi davanti alla messa si metteva le scarpe e le calze. Cosa succede? Succede che questi due omarini in tono amichevole si avvicinano, dice così, in tono amichevole si avvicinano, e gli strappano dalle mani le calze. Bene, allora, cioè, se sono alieni, cioè, sono evoluti, ma sono maleducati. Cioè, saranno più grandi di noi, più evoluti, però io mi incazzo. Voglio dire, vengo, io sto andando per i fatti miei, loro arrivo, mi prendono le calze, cioè a che pro? Senti, andiamo avanti, lei cosa fa? Lei rimane un po' titubante così, perché non sa, e inizia ad andare verso la chiesa. Cosa succede? Succede che lei arriva davanti alla chiesa, ci sono tutte le sue amiche che l'aspettano, e lei racconta tutto, dice, stavo attraversando il bosco, da una strana struttura in metallo sono scese due creature alte 1,20 m, due marini, e mi hanno rubato le calze. Le sue amiche, adesso qui non c'è scritto, lo dico io, avranno fatto così. Cioè questo qui, non è che nel bosco attraversando c'era un cespuglio, l'erbettina fresca, cioè no, perché... Quindi sono sbigottite le amiche. Arriva il parroco. Gli dice Rosa Dainelli, mi scusi signor parroco, io non ho le calze perché stavo attraversando il bosco, è arrivato
Sti due marini scesi, due marini alti 1,20 m, scesi da un fuso volante, da un fuso di metallo, no? E mi hanno rubato le casse. E il parroco dice: beh, Rosa dei Nelli, lei ha incontrato gli alieni, gli extraterrestri. E lei nel 54 non sapeva neanche cos'erano gli extraterrestri. Allora qui mi viene da dire, allora, o il parroco era complice, cioè il parroco, se mai viene, se io fossi nel parroco dico: ascolta Rosa dei Nelli, cosa sono queste balle? Queste qui sono balle. Potevi inventarti una scusa più plausibile, più semplice, che invece che inventarsi due che arrivano dall'altro pianeta per rubare le casse. Chi ci crede? Ecco, svegliamo il mistero. O Rosa Dainelli si era dimenticata le calze e le ha inventate come scusa, o effettivamente Rosa Dainelli ha visto due omarini bassi, 1,20 m, scendere da una strana impalcatura di ferro, prendere le calze, effettivamente l'ha visto, e quindi lei non mente, ma non erano altro che due operai dell'Enel che stavano facendo la linea elettrica, perché ricordiamo che siamo nel 54, 54 nelle campagne toscane stavano facendo la linea elettrica, no? Arrivava dopo. Erano due operai dell'Enel che erano scesi da un traliccio e stavano, e quindi erano. E voi dite, ma perché altri 1,20 m? Erano cinesi e avevano già iniziato la manodopera sottopagata cinese. Erano già lì, può darsi benissimo. E voi dite, come mai ha rubato le calze? Proprio perché è sottopagata. Essendo sottopagata, poveretti, questi qua hanno visto, l'hanno rapinata. Cioè, l'hanno rapinata. Il portafoglio non ce l'avrà avuto neanche. Allora. Non pensiamo sempre per forza agli UFO, agli alieni. Io sto parlando di un fatto veramente accaduto. Cioè, questi sono libri. Vedi, questa è Rosa Dainelli che incontra i due cinesi. I due cinesi gli stanno rubando le calze. Ecco. Se noi giriamo, qui c'è il posto, il luogo del. E questa qui è la casa. Poi c'è anche la signora Rosa Dainelli dal vivo. Ecco dal vivo Rosa Dainelli, che indica il punto dove ha incontrato gli operai cinesi. Bene.